Oh, che bello, finalmente un video dove si parla di haters, ragazzi, è una cosa che volevo fare. Sì, cioè, no, non la volevo fare per la... Vabbè. Prima di questo video, Harry, ragazzi, oggi... Allora, oggi si fa qualcosa di particolare, ragazzi. So che ci sarebbero molte cose dalle quali parlare, come per esempio questa cosa qui, o addirittura semplicemente fare un video tutorial di come creare facilmente un fangame di FNAF con Click Diffusion 2.5, essendo che l'ultima volta che l'ho fatto è stato molto tempo fa e molti di voi me lo stanno richiedendo. Tranquilli. Porto anche video su questa roba. Però questo video di oggi lo volevo troppo fare. Allora, siamo sul mio canale, ragazzi. Allora, dovete sapere che tra i vari video, no? Che ho fatto, tra i vari video più o meno elaborati, meglio o peggio fatti, c'è un video che di certo non si merita la fama che ha ricevuto. Sto parlando di I miei personaggi preferiti di FNAF Troppa 45. È un video brutto, vecchio, fatto male, con miei gusti vecchi. Ed è arrivato, ragazzi, in ogni caso a 111.000 visualizzazioni. È una cosa che io ancora non mi descrivo. È una cosa che no, non mi concedo. A questo punto vi chiederete perché siamo su questo video. Vuoi semplicemente dirci di smettere di vedere il video perché ha fatto molte più visualizzazioni di quelle che si merita? Sì e no. Cioè, volevo chiedervi anche questo, ma soprattutto volevo farvi notare un commento che ho scritto, ovvero: ragazzi, per favore, smettetela di guardare sto video. È vecchio, è fatto male, è pieno di gente stupida nei commenti che non sa accettare le opinioni altrui e spara insulti a caso, eppure è arrivato a 100.000 views. Ma che cazzo. È letteralmente la stessa cosa che vi ho detto adesso. Semplicemente, ragazzi, notate quest'ultima frase, ovvero: è pieno di gente stupida nei commenti che non sa accettare le opinioni altrui e spara insulti a caso, puntini puntini. Perché questo è quello che andremo a vedere oggi, ragazzi. Gente stupida nei commenti che non sa che cosa vuol dire opinioni altrui. Io nel video ripeto, ragazzi, per più di 4 volte, per tutto, cioè lo ripeto e lo ripeto ogni volta, è una top 10 di gusti personali, sono semplicemente i miei preferiti. Non è una top 10 fatta su effettive meccaniche degli animatronic, l'effettivo design, un effettivo valore degli animatronics. Non è fatto basandosi su qualcosa di tecnico, sono gusti personali. Ed essendo che sono gusti personali, naturalmente ci sono magari animatronics incredibili che stanno in fondo e animatronics più semplici, come appunto lo stesso Bonnie che se ne sta in cima. Ma ragazzi, sono gusti personali. E nonostante 3110 persone l'abbiano capito, a quanto altre 276 non l'hanno capito. Quindi, ragazzi, oggi andremo a vedere commenti di hater che continuano a dire che Bonnie non doveva essere il primo e che sono arrabbiati perché non avessero Foxy al primo posto e cose così. Questo vuol dire, naturalmente, che leggerò ogni singolo commento che mi possa sembrare un insulto o qualcosa di divertente da leggere. Se per caso vedete un vostro commento che è stato, che avete lasciato ironicamente, non avevate effettivamente intenzione di offendere o cose così, perdonatemi, ma ragazzi, dovevate specificare di essere ironici. Io che ci posso fare? Non lo so io. Quindi, ragazzi, si incomincia la ricerca dei commenti. Ora, naturalmente, io censurerò i nomi perché rispetto alla vostra privacy, molto semplicemente, naturalmente, i vostri commenti sono ritrovabili, perciò vabbè, io li censuro. Ti sbagli su Balloon Boy, è il secondo personaggio preferito, il primo Viva Puppet. Come faccio a sbagliarmi su gusti miei e non di certo su caratteristiche che vanno effettivamente a parlare di robot meglio o peggio? A seconda del fatto che siano gusti miei e non una classifica di qualità? Ora, qua non capisco cosa voleva scrivere, forse non è neanche un insulto, sta di fatto che ha scritto "ti lucido", dovevi mettere così primo. Vabbè, non sono d'accordo su Bonnie, raga, è da 18 anni che gioco, ho finito 3 volte Sister Location, pensate che non ne so qualcosa? Allora, come cazzo fai a giocare da 18 anni se FNAF è uscito nel 2014 e siamo nel 2019, da qualche mondo è mondo, 2000 meno 2000 fa 0, perciò ci rimangono 19 e 14, e 19 meno 14 da quel che è mondo è mondo, fa 5. Perciò se FNAF esiste da 5 anni mi sa che è un po' impossibile che giochi da 18 anni, ma a parte questo, l'hai capito che non è una roba che parla di animatronics migliori, ma che parla di gusti miei? Cioè, è semplice la cosa. Oh, qui arriviamo alla mia tipologia di commenti preferiti, lo spam di allora, ti odio di uno, che faccine arrabbiate che piangono, vaffanculo. Volevo Springtrap, era il mio idolo Springtrap. Cuoricini, faccine che baciano, galline che... Cioè, ragazzi, vorrei far notare che qua c'è gente che ha effettivamente fatto una top 45 nei commenti, ragazzi. Guardate qui che roba! Bonnie al primo posto, faccina arrabbiata. Sì, fai bene a essere arrabbiata per queste cose importanti che effettivamente valgono la tua rabbia. Bonnie, ma serio, lo merita di più Foxy e Whitehead Golden Freddy? Cioè, sì, dopo tutto, essendo che sono gusti miei, io li devo cambiare appositamente per adattarli ai tuoi. Vaffanculo, perché hai messo Fo... Hai senza l'H, messo Foxy al quarto posto? No, al quarto... Beh, perché? Foxy, il mio amore da quando avevo 6 o 7 anni, perché non l'ha messo primo? Perché se lo mettevo primo, questa era la tua top 45, non la mia, e che cazzo? No, Springtrap doveva andare al primo posto, non capisci niente. Beh, che non capivo niente si sapeva questo lei. Qua una persona ha espresso normalmente
normalmente il suo parere personale, come è giusto che sia, perché ha effettivamente la libertà di parola, e ha scritto che lui è uno dei pochi ai quali non piace Foxy. Non mi giudicate, ed è giusto che non venga giudicato, perché sono gusti personali e io li rispetto e li accetto così come sono. Sto qua naturalmente viene a scrivere: stai scherzando, vero gattini arrabbiati? Infatti, scritto staccato, guardate, lo vedete questo spazietto qua, ecco. A me Foxy andrebbe primo, non Bonnie, a te. Non a te. Dislike per Foxy. Tu sì che sei una persona che sa ragionare, che sa effettivamente capire i gusti degli altri, che mette un dislike, che effettivamente... Cioè, mi posso aspettare un dislike per il fatto che il video è vecchio e fatto male? Quello lì sì, lo metterei anch'io a me stesso. Ma per il fatto che Foxy non è... Cioè, beh. 13:54. Muori, non meriti la vita. Ma vaffancuore. E qui Lawrence ci si spreca. Davvero, cioè, è Springtrap il primo, non sto zio. Ah, va bene. Se la pensi così te, allora ti fai la tua top 10, non vieni alla mia e mi dici cambiare i miei gusti personali e mi mandi a fare in cuore. Io ti ho mandato a fanculo quando hai messo Foxy scritto con la I, tante faccine del diavoletto arrabbiato ma felice. Sì, io mi sono sentito male quando ho letto questo commento, mi sono sentito, cioè, poi lui, cioè, lui ha vinto, vedi, mettendo le faccine ha chiaramente fatto capire che lui ha vinto, dicendo che mi ha mandato a fanculo, ha fatto capire, sì, io adesso sono potente perché ti ho mandato a fare in culo, perché non hai fatto una top 10 dei miei personaggi preferiti, ma hai fatto i tuoi, considerando che questo canale è il tuo, il video è il tuo, e il video si chiama i miei personaggi preferiti di FNAF. No, ma sì, ma c'hai ragione te, amico mio. Ma che cazzo di video è? Vai a simpatie invece di guardare l'estetica. No, io la guardo l'estetica, ma la guardo per quello che piace a me. E comunque qua ho notato un chiaro riferimento a il che video è, perché guarda, che video è? Questa è la versione. Se lo facessi io, no? Perché Laura insiste e continua a censurarle, no? Le parolacce, perciò lui chiama il che video è. Se lo facessi io, sarebbe il che cazzo di che video è. Allora, capiamoci. Come cazzo fai a dire che i Funtime fanno schifo? Allora, i Funtime, non so nemmeno io cosa siano. I Funtime, invece, non ho mai detto che facessero schifo. Perciò, non capisco da dove hai tirato fuori questa roba. Allora, questo è bellissimo. Bonnie, sei uno stronzo. LOL TV, tu mi hai rovinato l'infanzia. Io amo Freddy. Bonnie è una merda, faccine arrabbiate. Vedete perché è bellissimo leggere questi commenti. Sarei qui tutta la giornata, ragazzi. Mettete Lice se volevate il parpo i gai nel primo posto. Sono arrivabbiato, doveva essere il uno ballumbo. Pezzo di merda, devi mettere Springtrap al primo posto. Dai, perché? Perché cosa? Cosa perché? Manca il soggetto. Va a fanculo, scritto con la Q. Avverto il dolore del cancro grammaticale che si forma dentro alla bocca quando leggi queste cose. T, punto, uno spazio lunghissimo, odio. Perché non hai messo al primo posto Foxy, faccine arrabbiate? Perché il mio preferito è Bonnie, non perché, cioè... Madonna, quanto sei noioso e lento, cazzo. Pensa, c'è la gente che con questo mi dice di parlare più piano perché sono veloce. E c'è la gente che dice che sono divertente perché c'ho la voce che fare. Cioè, idiota, va a cagare. Ci sono andato prima a cagare, non penso che mi scappi ancora. Ti metterò dislike solo perché non hai messo Foxy al primo posto. Tante faccine, così a cazzo. Ma Bonnie è una merda. Merda. Il mio preferito è Maglione. Bonnie fa schifo. Ora la mia domanda è: esiste un animatronic che si chiama Maglione in FNAF? Non ho capito. E tu sei più ciccio di Little Fred. Sono sfogato. Sì, anche quella era una JoJo's reference, ragazzi. Ti odio, LOL TV. Faccine di diavoli arrabbiati. Faccine indignate. Gattini arrabbiati. Faccine ancora arrabbiate. E quella specie di crocetta che ti viene sulla fronte quando sei in un anime e ti viene da far scoppiare la vena, insomma. Sei una merda. Tante emoji di una merda. Questa persona ci teneva a far capire che quando parlava della merda, parlava di effettiva merda. Cioè non voleva che ci confondessimo o potessimo pensare a te. Essendo che io sono tanto simile alla merda per questa persona, tanto che sono io stesso una merda, allora ha voluto far capire che parlava proprio di merda, cioè le feci effettive, così l'ha specificato. LOL TV, Bonnie non doveva essere al primo posto, è brutto, potevi mettere Nightmare. Potevo, ma non volevo perché non è il mio preferito. Il mio preferito è Bonnie e perciò al primo posto ci metto Bonnie. Semplicissimo. Brutto stronzo. Brutto.
A me piace Foxy, stupido. Ti odio per non aver messo Foxy. Proprio un'altra cosa. Allora, ma Bonnie fa schifo, faccina triste. Ho capito, se a te fa schifo, a me piace. Doveva, punto, vincere, punto, Foxy, punto. Sei un pezzo di merda, ho capito. O metti Foxy al primo posto o ti spacco il culo. Cazzo, ho paura adesso. Sto tizio qui che mi ha detto che mi spacca il culo, ragazzi. Per favore, venite a casa mia e difendetemi. Altrimenti io mi sento in grave pericolo. Ho talmente paura perché sto qui da un momento all'altro. Adesso entra dalla finestra, viene e mi spacca il culo. Io mi sentirò rotto dentro una volta che questa persona mi ha spaccato il culo. Ma che gusto hai il mio? Fai schifo a non mettere Foxy per primo. Sei una persona orribile. Tantissimi punti esclamativi e incredibilmente neanche un 1 in mezzo a tutti questi punti esclamativi. Cioè io sono una persona orribile perché non metto Foxy al primo posto. In compenso tutte le persone che fanno le guerre e che schiavizzano la gente, che picchiano i bambini e che i pedofili, tutta questa gente, loro vanno bene. Sono io quello che davvero fa schifo e sono una persona davvero orribile perché non ha messo Foxy al primo posto. Questo è un vero crimine della nostra società. Concludiamo in bellezza con Bonnie fa cagare. Era meglio la marionetta o senza l'H messo tanti dislikini. Suppongo tu abbia fatto un account per ogni dislike che hai voluto mettere, perché so che questo video fa talmente schifo che tu hai voluto mettere dislike. Molto bene ragazzi, direi che siamo arrivati alla fine di sto video. Sapete che vi dico, ho intenzione di provare a rifare questo video, però con tutti i personaggi fatto meglio e fatto con una tier list. Non so se sapete cosa sono le tier list. Per saperlo andate a vedere il video di Doku dove ha fatto la tier list dei suoi personaggi preferiti di FNAF. Io mi immagino quanti insulti ha ricevuto pure lui da gente uguale a quella degli insulti che abbiamo letto oggi sotto a questo video. Per tutti quelli che vogliono il tutorial su Crit Infusion, state tranquilli, credo che riuscirò a farlo anche già dopo questo video. Probabilmente il prossimo video sarà il tutorial su Crit Infusion, perciò state tranquilli, li faccio. Per quelli che vogliono le teorie, se vi guardate uno dei miei vecchi video, ovvero questo qui, vedrete che ho tante teorie da portare, perciò state tranquilli che le teorie comunque continuo a portarle. Per chi vuole che gioco ai fan games, state tranquilli, gioco anche a quelli. Semplicemente devo cercare di organizzare un po' meglio i video. So che questo video non è molto di aiuto perché l'ho voluto fare in mezzo ad altri video che volevo già fare, ma faccio quello che mi pare, ok? Quindi ragazzi, sento che il video è finito, io spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bellissimo like, sottolineate questo video, commentate con quello che pensate, con quello che volete, senza insulti possibilmente, e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno degli altri miei video che faccio, perché sono dei video importanti per nessuno a quanto pare. Cioè no, oddio, per 111.530 persone a quanto pare è importante sapere quali animatronic mi piacciono tra 45 scelti. E noi ci rivediamo nel prossimo video, perciò ciao.